Ciao a tutti ragazzi, sono sempre Menzo, benvenuti in questo nuovo video sul mio canale. Siamo tornati qui con un nuovissimo episodio dedicato alla carriera dell'allenatore con il Brighton. Finalmente si prosegue e finalmente si inizia la seconda stagione. Sì, perché nello scorso episodio abbiamo concluso la prima stagione ufficialmente. Quindi se vi siete persi gli episodi precedenti andate a recuperare, potete trovare la playlist sul canale, vi riprendete tutta la prima stagione e poi ripartite con la seconda. Ci sarà parecchio da fare ragazzi, perché comunque è stata una discreta, una buona prima stagione, quindi alcuni giocatori per me meritano un upgrade. A quel punto noi dovremo rivedere la squadra per provare a fare meglio di questa stagione, quindi magari prenderci un posto per la Champions League, magari vincere qualche trofeo, perché no? Già quest'anno ci siamo resi pericolosi. Non perderei quindi troppo tempo, andrei avanti e abbiamo subito una cessione ufficiale. Moder si trasferirà all'Atalanta a inizio stagione. 12 milioni e mezzo e quindi già il budget si alza, aumenta. Il centrocampo sarà un ruolo che dovremmo rinforzare parecchio, perché anche Daoud va verso la cessione. Vi ricordate, nello scorso episodio abbiamo fatto il patto Daoud, quindi siamo un po' obbligati. I patti bisogna rispettarli. Stanno iniziando anche ad arrivare i primi resoconti. Io ho già messo a seguire un po' di gente che mi avete consigliato, quindi non vi stupite se ci arrivano una barca di resoconti. Lo stiamo aspettando tra l'altro anche il cambio di Ayala. Ayala, puttana Ayala. Ci diventi trequartista? Quanto ti manca? Una settimana, signori! Una settimana! Ma poi quando compie gli anni, te prego! Io voglio provarlo nella seconda stagione. Eccolo! Eccolo! Eccolo, signori! Ayala, te prego. Ci sono rimasto un po' male, Ayala. Ci sono rimasto un po' male, Ayala. Mi dispiace, vabbè, fa lo stesso. Abbiamo anche un aggiornamento. Oh, finalmente il nostro scout nazionale. Qualcuno a poter buttare in difesa? Occhio, Stanley. Curtis, nope. Allen, no. Moore, mamma mia, Moore, che schifo. E Small, no. Bruttissima roba. Andiamo a vedere però quello Stanley che abbiamo trovato. 15 anni. Sì, non è neanche fisicissimo. Non un granché, però, insomma, lo mettiamo ad allenare. Si chiude ufficialmente quindi la prima stagione. Mi sono stradivertito e spero che anche la seconda possa essere divertente. Vi dico la verità, forse qualche partita potremmo anche simularla. Cosa ne pensate? Fatemelo sapere sotto nei commenti. Arrivano già le prime offerte di trasferimento, tra poco le guardiamo. Ma abbiamo ceduto Gomez in prestito, un ragazzo della primavera, e Moder ha lasciato la squadra. Andiamo a vedere il budget che abbiamo. Non so cosa aspetta. Cosa? Ma è una roba folle! È una roba folle! Fati è andato, non ci ho potuto fare nulla. È tornato Martinez, che è diventato un 69. Sono tornati un sacco di giocatori. Adesso li prendiamo in considerazione. Prima però voglio andare a vedere Fati. L'è dura. 21 anni, 83. Cioè, veramente sì, alla fine se dovessimo prendere un titolare e una mia idea, una mia grande idea, oltre a essere l'Orienté, che comunque costa una bella cifra, sicuramente può essere... Quanto costa Jimenez? Perché lui è il mio ideale di prima punta. Sicuramente potrebbe essere Kubo, che costa comunque parecchio, però Kubo secondo me mi può dare qualcosa in più rispetto ad Ansu Fati. Io sarei più per Kubo piuttosto che per il ritorno di Ansu Fati. Ma sì ragazzi, ma è una follia, letteralmente una follia. C'è qualcuno in scadenza però. Vacca miseria, un bel po' di gente in scadenza. Per quanto riguarda la porta abbiamo Krul, Skerpen, Verbruggen. Io dico la verità raga, ci ho pensato effettivamente, qualunque portiere io prenda non farà mai meglio di Verbruggen, semplicemente perché quest'anno i portieri sono orripilanti, quindi tanto vale puntare su Verbruggen. Io Stupignan non lo metto in vendita, dovesse arrivarmi un'offerta la prenderemo in considerazione. Dunk ha il contratto in scadenza, quindi lo andiamo a rinnovare, ma teniamo cifre un pochettino più basse, perché sì, sei il capitano, però non esageriamo. La linea difensiva per il momento resta così, come detto anche Inacio non lo metto in vendita, Vaneke invece sì, lo mettiamo in vendita. Come mettiamo in vendita anche questi ragazzi che sinceramente mi possono dare veramente poco. Per quanto riguarda Gilmour, io per il momento potrei anche tenerlo, semplicemente perché non ho altri centrocampisti centrali. Daoud l'abbiamo messo in vendita, è arrivata un'offerta, la prenderemo in considerazione. Zambrano resta con noi e arrivato anche Kozlovski, che potremmo trasformare nel frattempo come ala. È un giocatore che mi piacerebbe provare, vi dico la verità, perché 20 anni potrebbe
Potrebbe non essere così marcio, eh. 20 anni, Balebà, potrebbe essere il suo anno questo, eh. Per allungare un pochettino la rosa, potrebbe essere l'anno di Balebà. 20 anni, no, oh, Gilmour, ragazzi, non ce la faccio. Io non so perché ho un problema con Gilmour. Basta, ciao, ciao, addio. Sì, sono cattivo. Sono cattivo, Mullins. Addio, Mullins. Aaron, Moran, scusa, non so perché ho letto Aaron. Pepeon, Pepeon. È tornato anche Facundoz. È tornato anche Facundoz. E Facundo, buonanotte. Ci starebbe veramente benissimo buongiorno. Facundo, buonanotte. Non posso trasformarlo ala, ragazzi. Dove minchia me lo metto? Dove me lo metto, Facundo? Abbiamo anche Ayala, ragazzi. O spostiamo uno tra Sudakov ed Enciso sulla destra e sfruttiamo buonanotte. Sarmiento, raga, non lo posso sfruttare. Siamo troppi. Mitoma, potremmo darlo via? Io non lo voglio vendere, Mitoma. Se arriva un'offerta, forse sì. Se arriva un'offerta, più che altro è giusto che vada. Molto semplicemente. Dai, 95k, siamo tranquilli. Vuole anche il bonus d'ingaggio. Perfetto. Quindi direi che sulla sinistra abbiamo Mitoma, Martinez. Sulla destra, Adingra, un altro. E poi, ragazzi, tanto abbiamo tantissime competizioni, quindi la maggior parte di questi ragazzi giocherà. In attacco, Undav, possiamo cederlo. È tornato anche Abdallah Sima, che possiamo ridare in prestito. Sì. Ragazzi, c'è parecchio da fare, eh. C'è veramente, veramente tanto da fare. Abbiamo una squadra molto lunga. Andiamo a fare alcuni rinnovini. Poi per il resto ci fermiamo però, eh. Perché non vogliamo straspendere per questi rinnovi. No, la trattativa per Facundo, buonanotte, mortacci vostri. Ora possiamo andare a prendere in considerazione le offerte che ci sono arrivate. Per Beadle, da parte dell'Almeria, il nono portiere, lo vendiamo. E poi Dahoud, offerta dal Napoli. Potremmo chiedere 30 milioni. Il patto Dahoud va rispettato. Io quando faccio dei patti li rispetto e quindi Dahoud può volare assolutamente. Però voi scusatemi, chi avete a parte Kvara? Nessuno, mamma mia. In attacco? In difesa? Terzini? Brutta roba. Quindi 28 milioni. Cioè non tutti, brutta roba ovviamente. 28 milioni, ti faccio anche un piccolo sconto proprio perché è il patto Dahoud. Perfetto, venduto da Hood. Grazie, grazie, perché alla fine è stato il nostro assist man e dobbiamo saperlo sostituire in maniera decente. Non era partito benissimo da Hood nelle gerarchie, però alla fine si è preso spazio. Anche grazie all'infortunio di Robertone abbiamo guadagnato veramente, veramente molto. Arriva un'offerta per il trasferimento per Castro. Non so che squadra possa essere quella, io ho quasi paura a leggerla. Oh, dude. Vai. Gli obiettivi della stagione: acquista giocatori cruciali e ottieni un profitto di 50 milioni nella stessa stagione. Acquista giocatori nella stessa nazionalità del club. Ok, vinci la Coppa. Dobbiamo vincere l'FA Cup. Vinci l'Europa League. Oh shit. Andiamo a controllare poi la strategia qua del club, perché dobbiamo rivedere un attimo i nostri preparatori. Ne abbiamo uno disponibile. C'è qualcuno con 5 stelle da qualche parte? Mamma mia, ragazzi. Che penuria. Che schifezza. Ce n'è uno, c'è un portiere con 4 stelle, ma il nostro qua ne ha 3, e allora lo cacciamo. Lo cacciamo e gli mettiamo quello con 4 stelle. Lo mettiamo a centrocampo, dai. Mettiamo lui, Blake Chandler, boh, non lo so. Benissimo, così superiamo il limite e il nostro centrocampo cresce a bomba. Offerta per il prestito di Sima, lo diamo per il momento. E offerta per il trasferimento per Skerpen da parte del Luton Town, lo vendiamo. Ora iniziamo a ragionare sui possibili colpi, raga, perché comunque io qualche attaccante l'ho messo a seguire. Poi vi dico la verità, io forse un tentativo per Kubo lo farei. Per quanto riguarda l'attaccante, Gyökeres, 26 anni, 76, mi dà... è un giocatore che conosce l'ambiente inglese, diciamo così. Avevo inserito poi Andre Silva, Enesiri, Laborde mi piace moltissimo. Poi però avevo inserito anche Jimenez. Ragazzi, io lo so, cioè serve esperienza, è vero. Però secondo me Jimenez, pur non avendo giocato in squadre troppo importanti, comunque col Feyenoord l'Europa la fa, anzi fa proprio la Champions League. Secondo me questo giocatore è cresciuto talmente tanto che l'ha messa lì l'esperienza. Cioè ha avuto una crescita secondo me esponenziale. È un giocatore che può letteralmente spaccare per me in Premier League. Tranquillino, ciao. da tranquillino. Quindi è il mio preferito. Sì, lo so, andiamo su un giocatore tanto giovane, forse troppo, però mi gasa. E mi gasa Kubo, raga. Secondo me è perfetto. Sugawara, Mitoma, dovesse restare. E Kubo, è inutile aspettare.
È il sostituto perfetto di Ansu Fati. È il ruolo dove siamo più coperti, ma serve per scaldare la piazza, secondo me. Poi iniziamo la trattativa. Non è detto che poi vada a buon fine, Dando Marx alla Real Sociedad, abbasseremo veramente il nostro monte ingaggi, perché purtroppo gli ho fatto gli ho dato uno stipendio troppo alto. Potremmo provare, però non voglio tenermi troppo alto poi con il resto, perché già così 30 milioni sarebbero 47. Possiamo provare un 25 più una clausola. Tutto così per iniziare la trattativa. Ne vogliono 62 puliti, netti. Insomma, potremmo provare dagli Undav. Così siamo a 40 milioni in totale circa. Ci devono pensare, mamma mia ragazzi, vabbè, è una trattativa, ci sta. Il Watford mi affre Alvaro Teiero. No, te lo posso dare se vuoi Sarmiento, te lo vendo. È una follia? Sì, perché è un giocatore secondo me che ha un buon potenziale, però avete qualcun altro? Ma cosa vuoi che abbiano, Menzo? Cosa vuoi che abbiano? Cosa vuoi che abbiano che sono venuti qui? Poches, hanno poches. Cosa vuoi che abbiano che sono venuti qui con Teiero? 5 milioni. Forse potevo chiedere qualcosina di più, ma va bene lo stesso. Poi, per quanto riguarda Ayari, lo posso dare al Club Bruges. Per quanto riguarda Buonanotte, invece, no. Inaccettabile l'offerta per Kubo. Quest'anno, purtroppo, la nepalesizzata non è possibile farla. E arriva un'altra offerta per Sarmiento. Allora, questo è Skerpen. Vista l'altezza, è sicuramente il portiere. Mamma mia, che animale. Devo andare a ritrattare con la Real Sociedad per Kubo. Ciao Skerpen, grazie. Grazie di tutto, veramente. Ciao anche a Sarmiento. Grazie, veramente. Non posso spendere quella cifra lì. Mai nella vita. Madonna mia, non si abbassano. Senti, te do il 15% e 45 milioni netti. Fondi puliti. Fischianti. Con calma. Con molta calma. Te posso da 46,2 con il 15. Oddio! Hanno accettato! Taki taki! Taki tiki taka! Taki taki tiki tiki! Arriva! Arriva taki tiki! Tiki taka, signori! Taki tiki taka, arriva! Non posso crederci. Volevo lui, va bene così. È il colpo che ci fa svoltare. È il colpo che ci fa svoltare, ne sono convinto. Ti guardano lì, tiki tiki! Eccolo Taki taka! Il primo acquisto ufficiale di questa sessione di mercato. Arriva nell'unica zona di campo dove tecnicamente, numericamente, non avremmo avuto bisogno di un colpo. Ma lo sapete che noi la prendiamo dalla larga, la prendiamo da molto lontano prima. Guarda Tiki Taka, guardalo Tiki Taka, ragazzi, sono già gasato. Lo accoglie Inacio in mutandissime. Tiki Taka, Tiki Taka Kubo, signori. È arrivato Tiki Tiki. Non so come lo chiamerò. Lo chiamerò in tantissimi modi. Quanto ci stai bene in sta squadra, Take Take? Quanto? Fammelo sapere sotto nei commenti, Take. È stata una bella trattativa con la Real, eh? È stata una bella trattativa. Take Take ha qualcosa in più. Lo so io cos'ha. Lo so io che cos'ha, Take Take. Lo so io che cos'ha, Take Take. Che numero ti sei beccato? L'11 ci piace, ragazzi. Sugli esterni, la tre quarti, ci siamo. Non cambieremo assolutamente niente in questo calciomercato. Adesso, però, bisogna pensare al centrocampo, perché che tipo di centrocampista voglio, che tipo di giocatore cerco? Un giocatore intenso, un giocatore che sia bravo con i piedi, un giocatore che non abbia paura di fare l'ultimo passaggio e sia fresco e lucido nel fare l'ultimo passaggio. Io qui ho dato, diciamo così, le istruzioni al mio osservatore. Oscar Melendo Migasa, sinceramente Oscar Melendo di Migasa. Allora, De La Cruz ci sta da Dio, ma mi ha un po' stufato, posso essere sincero, mi ha un po' stufato. Baena, secondo me, fa upgrade da trequartista, l'ho già inserito tra i preferiti, non so. Guindalino uguale, già utilizzato, volevo qualcosa di nuovo, quindi questo è quello che mi ha trovato l'osservatroie. Forse Maxim Lopez, ragazzi. Mamma mia, Maxim Lopez potrebbe tranquillamente essere perfetto per noi. Madre mia. No, ragazzi, Maxim Lopez è oggettivamente fantastico. Poi vabbè, anche cacca. Avanziamo. Cosa potrà mai succedere? Una bella offerta da parte dell'Atletico. Gilmour? Ma Gilmour, non sapevo fosse basco, dico la verità. 8 milioni e 4. E ricordiamoci, ragazzi, che dobbiamo prendere anche qualche giocatore inglese. Io mi abbasso a 8 e 3.
Dai, venduto Gilmore. E poi arriva un'offerta da parte del Nottingham Forest per João Pedro, che io faccio così, e tacchede. Oddio, è arrivata un'offerta per Inacio. Ciao Mark Leonard, l'offerta per Inacio è di 58 milioni, potremmo chiederne 75. Però non lo do al Villarreal di certo. Simon nel frattempo va in prestito, si è preso tutta la camba del mondo per decidere. Va bene ragazzi, parcheggiarlo in caso di bisogno può essere richiamato senza nessun tipo di problema. Arrivano altre offerte, ve l'ho detto che sarebbero stati degli episodi pieni. Peupion, oddio, no, Dunk non si muove ragazzi. Dunk per quanto mi riguarda è incedibile, l'unico giocatore incedibile di questa formazione, Dunk. Moran, se già il prossimo che vola. Il PSV mi chiede Vaneke e l'Atalanta mi chiede Baleba. Allora, per quanto riguarda Baleba, rifiutiamo. Per quanto riguarda Vaneke, invece, possiamo andare a trattare. 6 milioni e 7, potremmo... Ah, la loro offerta è di 7,2. È già una bella offerta, però scusatemi. Ma noi possiamo guadagnarci sempre qualcosina in più? Facciamolo. Ma senza esagerare, senza essere indisponenti, no? Senza essere fraudolenti, senza essere fraintendibili. 7 milioni e mezzo. Ho venduto Vaneke e siamo tranquilli. Ho trovato questo Burn, niente male, nelle giovanili. Ayala, hai compiuto gli anni. Ayala. Chi è che ho buttato dentro? Era Stanley? Era Burn, 17 anni, 61. Burn, baby, burn. Disco inferno. Arriva un'altra offerta per il trasferimento. Nel frattempo possibile cambio ruolo per Kozlovski. Cosa mi diventi? Quanto mi diventi? Ti prego, upgrade. Mamma mia, Kozlo, niente upgrade, Kozlo. Offerta del trasferimento, Sudakov, Newcastle. Mi devi sucare, oltre che a sudare. Oh, Cristo santo. Questa me l'ero persa. Allora, Undav lo possiamo dare via. Lo sapevamo, eh? Non facciamo finta di essere sorpresi. Lo sapevamo. Nel frattempo, Undav va via per 9 milioni e 9. Ovviamente Sudakov non si muove. Chi si muove è Stupignan. Porca miseria. In tanti mi avete consigliato anche Kerkez per quanto riguarda la sinistra, perché si è trasferito al Bournemouth. Conosce il campionato, però l'ho già utilizzato tantissime volte. Mi piacerebbe provare qualcuno di diverso. Andiamo nel frattempo a trattare con il Real Madrid. Possiamo chiedere 46 milioni, però non vorrei che la trattativa fallisse. Già siamo molto alti rispetto all'offerta che hanno fatto. Loro chi hanno? Garcia e Alexander Arnold. Quindi ci sta che vogliono un titolare sulla sinistra. Bellissima questa offerta. Poi hanno Scalvini. Occhio a questo colpo, a centrocampo non hanno nulla di che. Cioè per noi ovviamente. Per noi no. Sugli esterni molto molto bene. Poi mi avete consigliato, ecco proprio lui, Julian John. Però non posso farci nulla ragazzi. Proviamo 45 milioni dai. 33 non si alzano. 43. Io posso fare 41 e mezzo. Ok, va bene, vabbè, ci posso stare, sì, potevo guadagnarci qualcosina di più, hanno fatto un po' i tirchi, però va bene, ma perché? No, non ha il contratto in scadenza, va bene così ragazzi, sì, potevamo guadagnarci qualcosina di più, forse con qualche altra squadra, ma ci posso stare. Gilmour venduto, signori, ufficiale. È ufficiale l'ufficialità della sessione di Billy Gilmour, va all'Athletic Bilbao. Grazie per non aver fatto assolutamente nulla. Scusatemi, ma io ho un bruttissimo rapporto con Gilmour. Non chiedetemi perché, ma dalla faccia, che ve devo dire? Offerta per Castro, ciao. Offerta per Roberto nel Chelsea. Ho capito, ma le potrò mai vendere tutti? Ma Cucurella al posto de Stupignan, il ritorno? Al centrocampo chi avete? Enzo Fernandez, Camavinga, Caicedo, Gallagher, Lavia, Ugone, personalità Ugo. Santos, ragazzi. Io voglio uno dei due. Io voglio Santos, ragazzi. Io non voglio Santos. No, a parte gli scherzi. Mi date 40 milioni se volete Robertone. Ciao, grazie. Santos lo andiamo a inserire subito, ragazzi. Ci stiamo avvicinando. Nel frattempo, signori, abbiamo l'ufficialità. Venduto Elvis, De Pervis e Stupignan. Lo so. È venduto anche Undav. L'è una bella cessione. Anche la società è d'accordo con me. Ufficiale anche la cessione di Vaneke. Li sto vendendo tutti. Arriva il Porto per Solly March. Possiamo chiedere 21 milioni. Datemi 21 milioni per Solly.
Saluti Solly, grazie di tutto. Offerta per Solly Mars, la Fiorentina, via. Offerta per Sugawara, il Siviglia. Non si vende Sugawara. Mentre per quanto riguarda la Fiorentina si può trattare. Vi piace il calciomercato? Tiè, beccatelo. Beccati il datemi 118 milioni. La devo provare. La devo provare. La devo assolutamente provare. La Fiorentina probabilmente non me lo darebbe mai. Ma io la devo provare. Io la devo provare. Voi volete March? Io March ve lo do. Valeva 40 milioni Parisi. March ne vale 17. Potevamo farci un ventunello di milioni. Quindi se ragioniamo a 20 milioni, io ti do 20 milioni più March, una clausola sulla rivendita, e tu mi dai Parisi. No! Sarebbe stato perfetto! Quindi quei 21 milioni mi rientrano, io posso spenderne altri 30. Ok, 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 siamo lì però, siamo lì, siamo lì, siamo lì, ci siamo, ci siamo, ci siamo. Potrebbe essere la trattativa giusta quella. Mi vado a giocare questa partita facendo tutti i cambi del... Cosa avete fatto voi? Scusatemi. Ferguson, perché hai preso le botte? Boh, vabbè. A Ferguson non portiamo bene però, te lo dico. Andiamo in campo dunque con questa formazione, signori, sempre sul pezzo, forza Brighton. Ho bisogno di provare alcuni dei miei ragazzi. No, no, ragazzi, io li amo questi giocatori. No, io li amo questi giocatori, faccio il fuoco così. Faccio il fuoco così con loro. Io li amo questi giocatori. Sono il mio pane questi giocatori. Un tiro incredibile quello di Taki Tiki Taka. Buonanotte. Bella questa palla per Pedro. Si è inserito Tiki Taka Taki Tiki Taka. È il secondo pallone toccato. È subito Tiki Taka Taka. Tiki Tiki Taka Taka. Guardala. Guardala l'esultanza con Sugawara. A prendere il tè. Il tè delle 5 in Giappone. È un'usanza che si fa fin da quando si è nati. Appena nati, immersi nel tè alle ore 5 del pomeriggio. Sì, è così che si diventa Tiki Taka Taka. Vabbè, ragazzi, ma siamo spaziali! Ma siamo spaziali! Ma come giochiamo? Ma da dove veniamo? Da un pianeta alieno? Veniamo da un pianeta alieno, dai, per forza. Zambrano, occhio perché c'è Martinez. Che può provarlo da fuori Martinez. Impegnato Kobel. Parco come al solito è una spina nel fianco. Attenzione Martinez, se ne va in dribbling a Schlotterbeck. Martinez è fortissimo. Ragazzi, Martinez è fortissimo. Deve restare con noi, dobbiamo spingerlo. Kobel fa un miracolo, ma Martinez è incredibile. Kostrovski la mette in mezzo dove c'è Dinga che colpisce. 2-0. Spaziali. Spaziali. E niente, mannaggia la miseria. Qui ci siamo fatti trovare scoperti. Ormai la prendevo con Barco, 2-1. No, Paston, no. Calcio di rigore, non ci posso credere, mano di Barco. Benzebaini contro Verbruggen. Cioè, il 2-2 del Borussia. No, sarebbe un peccato. Verbruggen. Buona parata. Ah, stavamo ripartendo bene. Signori, finisce qui il match. Io ho voglia di non basarmi troppo sull'overall, vi dico la verità. Ho voglia di provare giocatori interessanti, nuovi, freschi, che possano darmi qualche brio. Nella realtà, quando un allenatore sceglie di far giocare un giocatore, non è che sopra la sua testa vede un numerino e dice tu entri perché hai quel numerino. No, devono dimostrare di valere, e se questi giocatori dimostrano di valere, io voglio farli giocare. Non esiste. Martinez vale. Pantene, perché io valgo, assolutamente. Barco vale da far giocare, Zambrano vale da far giocare. Il problema è che vale, potrebbe valere anche Kostrovski, però siamo veramente tanti. Siamo veramente, veramente tanti. Quindi, signori, a questo punto ci salutiamo. Io direi che nel prossimo ci possiamo muovere per il terzino. Alla fine dei conti, Cucurella a Parisi. Per forza, raga. Secondo me è la scelta migliore, perché sì, ragazzi. Perché Cucurella conosce il campionato, conosce l'ambiente, Parisi perché è italiano, mi darebbe qualcosina in più forse. Allora, no, è saltata la trattativa con March. Inácio, la Juventus, mi offrono Miretti. Madonna mia, rifiuto. Mi fa male, ma rifiuto. Oh, il Leeds United. Signori, ci salutiamo, non voglio appesantirvi troppo, ci pensiamo nel prossimo episodio. Un saluto alla mezza alla prossima. Ciao a tutti ragazzi, mi raccomando, fatemi sapere cosa ne pensate. Aspetto i vostri consigli sotto nei commenti.